io mi sono avvicinato a questo luogo e a questa idea, a questo progetto che poi è più di un'idea, già una parte è una realizzazione concreta, perché un giorno Milena Magnani, che è una scrittrice bolognese che avevo conosciuto nell'ambito della presentazione del suo ultimo libro Il Circo Capovolto, che parla di una storia, di una favola all'interno di un campo rom, mi parlò del suo compagno e mi disse che voleva presentarmelo perché aveva un'idea, è un progetto molto interessante che in qualche modo potevo essere coinvolto. E questo progetto partiva da un obiettivo, quello di spremere acqua dalle rocce, e quindi la cosa era talmente da fuori di testa e talmente da sognatori che dissi: è una cosa che mi interessa assolutamente. E così conobbi Nino Specolizzi. Qualche anno fa ho avuto la malaugurata idea di iniziare a pensare a delle problematiche legate al territorio di cui io sono originario, ma non vivo, cioè il Salento. Questo tipo di impianto che ho realizzato dovrebbe in qualche modo essere una risposta alle problematiche legate all'acqua, nella mia concezione, legate al territorio, in particolar modo questa terra. Una terra fra le poche, anzi forse l'unica in Italia, che non ha un solo corso d'acqua superficiale. La Puglia non ha fiumi. Il Salento è la prima regione in Italia a rischio desertificazione e desertizzazione. La Puglia prende l'acqua dalla Basilicata, dalla Lucania. Questo tipo di strutture dovrebbero produrre acqua, anzi, producono acqua. Perché? Intanto queste sono delle strutture arcaiche che risalgono a circa 9.000 anni fa. Non esistono nella realtà, nel senso che probabilmente sono coperte sotto centinaia e centinaia di metri di sabbia del deserto. Esistono solo degli schizzi che io ho rilevato dagli studi di un urbanista che praticamente vive in tutti i deserti del mondo da circa 40 anni, Pietro Laureano, un architetto che ha impegnato la sua vita a fare studi sulla desertificazione e sul principio dell'oasi nel nostro pianeta. Come funzionano queste strutture? Queste strutture funzionano in modo, diciamo, abbastanza semplice. Io non ho fatto nient'altro che utilizzare un vecchissimo principio di ingegneria idraulica. 11.000 anni fa il nostro pianeta ha visto l'ultimazione dell'ultima glaciazione, quella chiamata del Wurm. Alcune regioni del nostro pianeta iniziarono a desertificare. E una delle prime regioni che noi conosciamo sul nostro pianeta che è iniziato a desertificare è la regione a sud dell'Israele, cioè il Negev. Paradossalmente è stata proprio la regione che ha visto la nascita dell'agricoltura organizzata. Questi antichissimi popoli, per vincere il problema della desertificazione, iniziano a sperimentare alcuni sistemi di sopravvivenza. Questo è uno di quelli, cioè loro attraverso i venti umidi che gli arrivavano dal Mediterraneo. Vento umido che significa? Venti che, data la loro permanenza sul mare, arrivano sulla terraferma praticamente carichi di umidità praticamente al 100%. E a una certa altezza sul mare l'acqua si addolcisce, diventa acqua potabile. Perché anch'io c'è stato un momento in cui avevo il problema, dico sì, va bene, prendo l'acqua dal mare, perché queste sono situate sullo Ionio, a 3 km circa in linea d'aria dallo Ionio, e sono posizionate, la loro, diciamo, pancia è posizionata esattamente a 230 gradi a sud-ovest, quindi proprio sparate di fronte al Libeccio. Il Libeccio parte dalla Libia, percorre 550 miglia di mare e arriva a sbattere proprio in quella pancia, no? Qua dentro, cariche di umidità. L'acqua da salata diventa dolce. Spinta dal vento, va a sbattere contro questi massi di pietra, queste strutture in pietra, che tra l'altro sono solo a secco, cioè non c'è un solo milligrammo di cemento. E all'interno è tutto pietra secco, cioè quello che si vede fuori, che in qualche modo è ben rifinito, come dire, da un punto di vista
architettonico ed estetico, all'interno ci sono pietre come quelle. Qual è il principio su cui mi sono basato? È un processo di condensazione dell'aria. Le aree umide che vanno a battere contro questi muri, cosa producono? Producono condensa, quella che noi normalmente la mattina vediamo sulle macchine, vediamo sull'erba. Io le recupero attraverso questo sistema. Cioè, questi venti umidi prevalenti da fine settembre a tutto maggio fanno sì che questo ammasso di pietre, intanto sulla superficie, poi questo vento umido entrando negli interstizi delle pietre, al buio e all'ombra ancora di più si produce condensa. In realtà questi sono dei condensatori di area umida. Producono dell'acqua che a occhio nudo noi non potremo mai percepire. L'aria umida va a sbattere contro queste pietre. Di notte, quando la temperatura scende, tante micro parti che vanno a formare una goccia, quando la goccia si è formata, per cui avendo raggiunto un peso specifico di un certo tipo, si stacca e cade per terra. Nella scala della durezza delle pietre, dal marmo di Carrara come durezza al mattone cotto. Il marmo di Carrara è come un vetro, nel momento in cui lanci una goccia contro la fa subito scivolare, il mattone cotto l'assorbe tutta. Questa pietra che abbiamo utilizzato è subito dopo la scala del marmo di Carrara, cioè una pietra molto dura. La funzione era prendere una pietra che rilasciasse immediatamente qualsiasi goccia che si andava a formare. Tra l'altro questa pietra è una pietra anche particolare, si chiama pietra di Alessano. Questa pietra era, ammucchiata in alcuni campi ed erano le pietre scavate circa un secolo fa, o poco meno, quando Mussolini costruì l'acquedotto pugliese. Da un punto di vista di impatto ambientale non abbiamo estorto roccia al territorio, ma l'abbiamo solo riutilizzata. Naturalmente siamo andati a creare un paesaggio che si conforma benissimo nel paesaggio, in questo caso salentino, o un po' in generale meridionale. Come dicevo, è acqua che noi non vediamo. Per dire, questi alberelli che vedete fotografati sono stati piantati, sono tutti alberi da frutto intanto, per cui andiamo dal mandorlo, al pesco, al pero, siamo seguiti da un botanico e ha ricercato degli alberi da frutto in estinzione, cioè frutti che non vanno più di moda. Naturalmente sono tutti frutti della macchia mediterranea. È impensabile che in un orto del genere si possano piantare kiwi. Quegli alberi noi li abbiamo piantati nel dicembre del 2010 e non abbiamo dato una sola goccia d'acqua. È la prova provata che questo sistema funziona. Funziona nella misura in cui anni prima, perché queste strutture sono state costruite nel 2007, poi anche lì c'è stato tutto un iter burocratico perché l'ufficio tecnico del comune di pertinenza è andato in tilt, nel senso che diceva: signor Specolizzi, noi non sappiamo cosa dirle, nel senso che lei non ci sta chiedendo di costruire un albergo, non ci sta chiedendo di costruire una serra, non ci sta chiedendo di cioè, noi le dobbiamo dare una concessione edilizia come se lei stesse costruendo un palazzo. Dal 2007 al 2010 abbiamo aspettato questa benedetta concessione edilizia, per cui abbiamo potuto iniziare i lavori di impianto. Ho monitorato in questi anni in cosa consisteva. Voi vedete questo campo, da settembre a marzo, aprile, maggio è tutto verde e l'erba inizia a crescere dappertutto. C'è un momento in cui invece l'erba intorno alle strutture inizia a diventare molto alta, a superare anche i 2 metri, 2 metri e mezzo, mentre nel resto del campo rimane mediamente bassa, 40, 50, 60 centimetri. Non solo, sempre coadiuvati dal botanico, mi faceva notare che sotto queste strutture, sotto questi turat, sotto questi, proprio vicino a un metro e mezzo, 50-70 centimetri, crescono dei cardi. E lui mi diceva: Mino, guarda, questa è una cosa veramente sensazionale, nel senso che il cardo ha molto bisogno d'acqua. Fino a un certo punto arriva la vegetazione del prato retrostante, costituita da leguminose, in particolare questa
da questo bel fiore giallo che è la trigonella corniculata, e da graminacee aride, appunto come di prati aridi, come questa che è la Stipa capensis. E vicino proprio al Turat, diciamo a 1 metro di distanza dal Turat, si è distribuita la vegetazione dei cardi selvatici, che sono normalmente piante un po' più esigenti, sia in termini di nutrienti, di azoto, che in termini proprio anche di acqua. E questo è un carattere, diciamo, un distintivo importante perché ci fa vedere come vicino al Turat ci sia stato in qualche modo una permanenza di una maggiore quantità di umidità che ha determinato uno sviluppo completamente diverso della vegetazione. Tra l'altro, verso giugno, quando i campi giù nel meridione, in Salento, in questo caso, iniziano a imbiondire, no? Fino a tutto giugno, intorno alle mezzelune è ancora verde. Dopo non ce n'è per nessuno. Dopo diventa tutto biondo e basta anche, come dire, un fiammifero che fa diventare tutto nero. E io ho avuto anche l'esperienza di ulivi monumentali bruciati proprio in questo terreno. L'orto dei Turat è una struttura agroambientale piuttosto complessa. Complessa perché in questa area si vogliono fare convivere le piante spontanee già presenti nell'ambiente, le piante progenitrici dei frutti che noi oggi utilizziamo, attraverso soprattutto l'utilizzo dei portinnesti selvatici. E le piante e i frutti veri e propri domestici. Qui nei Turat si riprende, diciamo, l'architettura contadina, anche se di tipo innovativo, proprio quella che mira al risparmio dell'acqua, sia come diciamo, ambiente di scelta, di elezione di piante particolari, sia come strutture di pietra che producono e nello stesso tempo accumulano umidità. Gli alberi stanno crescendo, io sono stato giù 10 giorni fa, hanno anche dei piccolissimi frutti, delle gemme, per cui c'è un'ottima risposta. Anzi, il botanico quando facemmo l'impianto mi disse, siamo a dicembre del 2010, vieni ad agosto, spezza un ramo, se il ramo si spezza secco dice abbiamo fallito, se il ramo fai fatica a spezzarlo o comunque è leggermente resiliente, che non si spezza, diciamo abbiamo avuto. Vivono tutti gli alberi, sono messi bene, ve lo posso garantire anche perché cioè, ci tengo molto perché ho incasinato la mia vita e la vita della mia famiglia per questo progetto, per cui bisogna che tutto cresca. Io vi posso garantire che noi non abbiamo dato un solo litro di acqua. Qui funziona tutto con le piogge, che dirò una cosa sulle piogge, con le nebbie e con i venti umidi, quello di Libeccio che gli spira proprio di fronte alle loro pance e quello di Scirocco che entra dal canale d'Otranto, che sarebbe anche quello un vento umido, ma a Otranto però, perché da Otranto ad arrivare allo Ionio, quindi diciamo dalla testa dell'Adriatico allo Ionio, c'è circa 40 km di terraferma, per cui tutto quel vento umido che entra ad Otranto, percorrendo 40 km di terraferma di vegetazione, tende un po' a perdere il suo carico di umidità. Però, insomma, è umido anche quello. Oltre che ad alimentare le piante che gli vivono intorno, cos'altro vanno a combinare queste strutture? Cos'altro vanno a far accadere? Quando piove, piove là sopra. Piove sul perimetro di queste strutture, loro fanno sì che tutto quello che piove in quel perimetro va esattamente ad essere sparato nel sottosuolo. Considerate che lì, a circa 25-30 metri sotto i nostri piedi, c'è l'acqua del mare, no? Perché il Salento, essendo l'ultima regione che si è formata, ha una stratificazione cosiddetta tettonica, cioè è una grande lastra, no?
Le falde di acqua buona si stanno impoverendo perché l'agricoltura, che tra l'altro non è neanche più inserita nella territorialità, addirittura sugli ulivi secolari, quelli naturalizzati, quelli ormai endemici di questo territorio, sono riusciti a mettergli l'impianto a goccia. Cioè, il contadino dice: tanto l'acqua me la dà il consorzio, io voglio produrre più olio. Cosa fa? Emungendo acqua dal suolo, acqua buona, come dire, l'acqua salata gli va dietro. Sono i vasi comunicanti, no? Il principio dei vasi comunicanti, Adriatico, Ionio, tu tiri via acqua buona e il contadino che sta vicino a noi, che produce fiori, a maggio-giugno inizia a lamentarsi, ma è una lamentela che va ormai avanti da almeno 5-6 anni, che gli hanno sbagliato il pozzo. Cioè, secondo lui, chi gli ha fatto il pozzo ha sbagliato, non rendendosi conto che per produrre garofali e rose, cioè, altro che 100 litri d'acqua per un solo fiore, no? Tant'è che quando lui ha capito cosa stava succedendo qui, mi chiamò un giorno e disse: ma Mino, dice, perché non fai un pozzo? Dissi... Sì, se vuoi acqua, perché non fai un pozzo? Dissi, per gli stessi motivi per cui tu ti lamenti, adducendo al fatto che qualcuno ti ha sbagliato il pozzo. In realtà il processo della salinizzazione in Salento è ormai avanzatissimo. L'orto dei Turat sarà quindi un orto botanico a tutti gli effetti, capace di attrarre, diciamo, l'interesse di chi vuole vedere una sperimentazione di forme di agricoltura a basso input, sia chimico che soprattutto idrico. E per questo è una struttura, appunto, che può anche diventare, diciamo, un modello per altre forme di impresa in agricoltura e nel territorio in generale. L'orto dei Turat, che per il momento si è connotato soprattutto con specie legnose, ha però, diciamo, la possibilità di espandere questo tipo di meccanismi anche a specie erbacee, come specie orticole in generale. E quindi è una struttura, diciamo, che al tempo stesso mantiene forte la tradizione dell'elemento della roccia, della pietra, con la scelta appropriata delle varietà e delle specie vegetali, con quello dell'innovazione attraverso le forme, l'orientamento rispetto ai venti dominanti, che sono tutte chiaramente innovazioni che vengono proprio dalla origine stessa dei Turat. Quindi l'elemento, diciamo, didattico dei Turat è un elemento trasversale a molte categorie. È didattico per i giovani, per la scuola, per i bambini che si avvicinano al mondo della natura quando questo mondo viene, diciamo, intaccato dalla presenza dell'uomo, con metodologie soft, con metodi dolci. E nello stesso tempo è un elemento didattico anche per la formazione di nuovi modelli di agricoltura. È un progetto in essere. Attualmente abbiamo piantato fra alberi da frutto, ulivi e macchia mediterranea, arbusti, circa 400 piante. Nel mio piccolo, comunque, questa dovrebbe essere una risposta alle problematiche legate all'acqua. Perché questa è nata nel Salento e non in Emilia Romagna? Ma per un semplice motivo: perché l'Emilia Romagna, il Piemonte o altre regioni in qualche modo hanno acqua. È un'acqua che probabilmente va, come dire, rendicontata meglio al cittadino, però questo progetto nasce nel Salento perché purtroppo il Salento è una delle regioni che non ha più la possibilità di rispondere a delle esigenze di questo tipo di modernità. Io ho fatto fatto un po' dei conti così della serva, come si suol dire.
Se non ci fosse stato un signore che si chiama Mussolini o che si sarebbe potuto chiamare Pinco Pallino, per cui non avrebbe realizzato questa mega opera dell'acquedotto pugliese, che pare che sia il più grande ma anche il più rotto in assoluto d'Europa, e in tutto il Salento, e parlo solo del Salento, per cui di una regione che va da Ostuni a Santa Maria di Leuca, per intenderci, che attualmente vivono circa un milione di persone, se non ci fosse stato questo impianto ci sarebbero oggi a vivere in quel territorio sì e no 80.000 persone, quindi il deserto nel senso più assoluto. Il turismo è diventato, porta anche magari, come dire, un'economia, un PIL alla regione Salento, ma sicuramente non va bene per lo sperpero di acqua. In agricoltura c'è stata una politica regionale, comunitaria, che diciamo dare il permesso a degli ulivi che esistono lì da 500-700, cioè c'è degli ulivi che risalgono al 1400, sono anche, come dire, sono stati censiti, ecco, su questi ulivi vedere un impianto a goccia è qualcosa di veramente imbarazzante, no? Ma soprattutto delle culture che non sono, come dire, originarie, non sono, vedere la produzione di kiwi, vedere la produzione di patate, vedere la produzione di pomodori, vedere determinati tipi di produzioni industriali in Puglia, in Salento, è qualcosa che sinceramente non può durare troppo a lungo, questo tipo di discorso, anche perché strutturalmente non si può reggere a questo tipo, se non la salinizzazione, cioè l'avvelenamento del suolo. Parallelamente a questo tipo di discorso c'è anche un discorso culturale che questo progetto si propone di portare avanti, per il momento solo nella stagione estiva, fra virgolette, nel senso che si vorrebbero realizzare delle situazioni in questo parco in cui persone che vengono in vacanza, quel turismo che oggi si chiama rurale, in quel territorio possano, come dire, venire a vedere intanto l'esperienza, ma proporre anche un certo tipo di proposta culturale legata al territorio. E qui torniamo di nuovo a dove siamo. Ho visto qualcuno camminare sopra la luna bianca, una sagoma che si intravede appena, pietra dopo pietra. E forse è il nostro futuro in siesta o in passeggiata silenziosa. Si muove lento cappare caballa, scalino dopo scalino, appare e scompare. Cammina la vita che vola via, così magra. Quelle giornate che abbiamo provato a trattenere con le mani, estati, primavere e domeniche. Un movimento che proviamo a fermare, ehi, che proviamo di nuovo, oh, ma niente, qualcuno cammina e dissolve, va verso la piantagione dei garofani, che l'attimo dopo non lo vedi già più. Ascoltami tu, nena, qualcuno si affaccia dietro la mezza luna rossa. Si affaccia e porge le mani a noi, che siamo gli eredi dei contadini poveri e abbiamo le mani fredde fin da piccoli. Ci fa strada dopo che ha fatto passare i braccianti, quelli che hanno le schiene cotte per il sole, le tabacchine di tricase, le donne morse nelle case, quegli uomini pieni di gioventù che sono andati ad ammalarsi a Little Cedar. Ci fa strada dopo che ha fatto passare mio zio, quello che da sempre mi saluta con un pacchetto di sigarette Alfa, sale su una 8,50 e scompare nelle miniere belghe. Vieni? Ma dove devo andare? Devo seguirli, nena. Seguo e mi accodo a questa processione lenta, una processione che si intravede appena. Andiamo verso il deserto nuovo.
questo sagrato riarso d'Oriente. Che un territorio assomigli sempre di più a se stesso significa, se io vado in spiaggia a Rimini, voglio capire di essere a Rimini. Se vado in Salento, voglio capire di essere in Salento. In qualche modo vorremmo dare un'impronta culturale legata al territorio.